Ciao a tutti ragazzi e bentornati al nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Come avete capito dal titolo, il video di oggi sarà dedicato alla Tom Topol Readathon. Prima di iniziare, quindi prima di dirvi di cosa si tratta e quali libri ho intenzione di leggere per l'occasione, vi ricordo che trovate qua sotto tutti i miei profili social e vi segnalo in particolare il mio profilo Instagram e trovate anche la campanellina che potete attivare se volete sapere quando pubblicherò nuovi video. A beneficio di chi non dovesse sapere di che cosa si tratta, la Tom Topol Readathon è un... Scusate che ho il gatto in braccio. È un periodo di 2 settimane, una readathon di 2 settimane che andrà dal 29 di giugno al 12 di luglio, in cui si alloggeranno i famosi mattonazzi, che in inglese si chiamano appunto thomes. I mattonazzi, quelli che io chiamo mattonazzi, i tomoni, sono libri di più di 500 pagine. Magari ne avete qualcuno in libreria. Come funziona? Allora, ci sono tecnicamente delle challenge, si può o meno cercare di completarle, sono 5 se nel caso vi interessasse. Vediamo se riesco a ricordarmele senza dover andare a guardare. Allora, leggere più di un libro, se tutto va bene, ce la si fa. Leggere una graphic novel, e questa può essere sia una graphic novel che veramente sia di 500 pagine, oppure una sorta di bind up, quindi un libro che contenga più storie, basta che siano all'interno dello stesso volume, quindi può essere magari un volume con all'interno più numeri della stessa graphic novel, per esempio l'edizione deluxe di Saga, tanto per fare un esempio. Poi leggere un libro che faccia parte di una serie, fare una buddy readathon, cioè leggere un libro insieme a qualcuno, e in ultimo un libro del genere per adulti, dove non si intende un romanzo erotico come potrebbe sembrare da questa traduzione letterale, ma diciamo tutto quello che non è middle grade, dallo young adult in su per quanto riguarda l'età di lettura. Dunque, questi sono i libri che ho deciso di leggere, adesso vi dirò quali libri sono. Con questi riesco a completare 3 delle challenge, cioè leggere più di un libro se tutto va bene, un libro che faccia parte di una serie e un libro che faccia parte di un genere dallo young adult in su. Non la graphic novel, perché non ho graphic novel così lunghe e non voglio comprarne una apposta. La mia idea era di utilizzare proprio i libri che già avessi per sfruttare questa possibilità, per leggere magari libri che avessi un po' trascurato per via della loro mole. E poi ovviamente l'ultimo punto, perché c'è un libro di genere young adult. Adesso vi faccio vedere quali sono i libri che ho scelto e ve li mostrerò in ordine di priorità. Il primo libro che vi mostro, ed è quello a cui darò la mia priorità, è The Name of the Wind di Patrick Rothfuss, che trovate anche in italiano come Il Nome del Vento. Questo ha circa 620 o più pagine, quindi ci siamo. Tra l'altro, oltre ad essere molto grosso, è anche scritto piuttosto piccolino, quindi mi assorbirà per la maggior parte del tempo. Non so se riuscirò a leggere tutti e 3 i libri, spero di riuscire a completarne almeno 2. Questo libro non so esattamente di che cosa parli, so che segue le varie peripezie, aspetta, c'ho la coda che ogni tanto fa capolino, del protagonista, quindi vita, morte, miracoli, tutta la sua vita. È un fantasy da quel che ho capito, è un sacco di tempo che voglio leggerlo, ma appunto la mole mi ha sempre intimorita, ed è il momento di affrontare l'ansia che mi mette la mole di questo libro, anche perché sono onestamente molto curiosa. Il secondo libro, il secondo per importanza, che spero di riuscire a leggere in queste 2 settimane, è Hero of Fire di Sarah J. Maas, il terzo libro della serie di Throne of Glass. Questo ha circa 560 pagine, quindi anche qui ci siamo, è quasi il doppio rispetto agli altri 2 della serie che ho letto. Non so se siano arrivati a tradurre questo libro, però so che hanno deciso di andare avanti con la pubblicazione di questi libri anche in italiano, cosa che trovo molto bella per coloro che non leggono. Per coloro che leggono in lingua e che quindi non possono leggere in inglese, non sto a spiegarvi di nuovo di cosa parla questa serie, perché penso che lo sappiano tutti, quindi per questa volta direi che saltiamo la sinossi. Comunque questo tra l'altro è un arrivo molto molto recente, perché è arrivato settimana scorsa. In ultimo, il terzo libro che vorrei leggere, non so se riuscirò ad arrivare a questo terzo volume, se ci arriverò molto volentieri, però diciamo che tra i 3 che avevo scelto questo è quello a cui do meno priorità, è Emma 1876 di Goer Vidal. Questo è un libro storico che vi ho già fatto vedere in un book haul. Si tratta di uno storico che ha per protagonisti un padre e una figlia, di cui lui è originario dell'America e torna lì insieme alla figlia dopo parecchi decenni. Insieme evidentemente cercano di costruirsi una vita lì, tra varie difficoltà, immagino, perché comunque questo tipo di ritorni solitamente portano qualche difficoltà.
come avrete capito da questa presentazione un po' vaga, non so esattamente di che cosa parli questo libro, però comunque ho voglia di storico e questo sembrava molto interessante, per cui l'avevo preso. E questo appunto è il terzo libro che vi presento. Bene ragazzi, anche questo video è finito, credo di avervi detto tutto, vi ho detto le regole, quali libri vorrei leggere, vi ho detto le cose fondamentali. Fatemi sapere se qualcuno di voi parteciperà alla Thumb Top Readathon. Capisco che essendo libri piuttosto grossi non tutti a seconda di vari impegni possano partecipare, però ho visto che nonostante il lavoro riesco comunque a leggere abbastanza, quindi dovrei riuscire a leggere almeno uno o due di questi libri. Fatemi sapere se qualcuno di voi parteciperà, se avete letto questi libri, se avete intenzione di leggerli in futuro. Sapete che io aspetto i vostri commenti qui sotto il video. E anche per oggi è tutto, io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!